Eccoci qua. Allora, Anna, altra puntata di Radio Sole Vivo con te. Tu quanti anni hai? Ne compio 48 la settimana prossima, La ne ho ancora settimana 47. prossima. E sei di? Di Sono di Marostica, a nord di Vicenza. Vicenza. Quando hai conosciuto Nicola, Anna? Ho conosciuto Nicola nel 1997, allora vivevo a Vicenza città, avevo 25 anni e avevo avuto dei problemi di salute, nel senso che avevo scoperto di avere dei problemi di origine ginecologica e sono andata a farmi un'operazione e per la prima volta nella mia vita ho scoperto il ricovero ospedaliero e quindi anche il dolore, anche perché il ricovero si è protratto per un paio di settimane. Quanti anni avevi, Anna? Ah, 25 anni. quindi eri ancora all'università? A Sì, studiavo all'università di architettura a Venezia. Venezia. E niente, questo impatto col dolore è stato importante per me e ha cambiato il mio modo di pensare anche al dolore. Finché non lo provi, lo vedi come una cosa distante da te e credi che non ti capiti mai. Io con questo dolore, con questa operazione e altre cose che sono successe durante il ricovero, comunque si è prolungato il ricovero per una febbre che non mi faceva uscire dall'ospedale. Quando poi sono uscita ero diversa da come ero quando ero entrata. E ne ho parlato con un'amica che conosceva Nicola e ho detto: "Guarda, io non lo so che cosa sto aspettando, ma sto aspettando qualcosa." E lei mi diede quattro libri, azzurri e blu. Erano i libri di Nicola e mi Anna, disse: che anno "Guarda, era? Che anno era? era sempre il 97, sì, subito dopo, 1997, ok. era tarda primavera del 97, Sì, adesso le sì. date non le ricordo. Comunque ero uscita dall'ospedale, io mi sono ricoverata a fine, se ricordo bene, a fine aprile, quindi dopo ricovero, comunque era maggio inoltrato. E questa signora mi dà questi libri e mi fa: "Leggili che ti fanno bene." E io ho detto: "Che cosa sono?" Lei mi racconta brevemente di cosa trattano e io subito dico: "Guarda, no, non è per me, non è una storia a cui posso credere." Perché? Perché io mi ero allontanata dalla chiesa in quegli anni. La mia famiglia aveva fatto di tutto per farmi andare a messa di domenica, ma alla fine avevo vinto io, loro avevano ceduto, andavo a messa nelle feste comandate. Avevo proprio preso una distanza molto, molto forte dalla chiesa. E quindi per me erano discorsi che non mi riguardavano, anche perché questa signora mi aveva detto: "Appunto, guarda che c'è una madre che parla con il figlio." Ecco, cioè ti mise subito in contatto con questa realtà soprannaturale, direi, no? Ecco, A cui io non ero più abituata abituata, quindi né e non formata credevo né nemmeno in quel abituata e non momento. credevi, certo. Esatto. Sì. Io però riprendo per rispetto a questa persona, anche perché appena gli ho preso in mano ho sentito che non erano libri. Qualcosa mi diceva che non erano libri come gli altri. E ho lottato con questi libri parecchio tempo, credo un paio di settimane. Li leggevo, li piangevo, mi staccavo da questi libri, combattevo con Nicola, proprio con questa figura di giovane che mi aveva affascinato subito, anche perché quello che mi ha colpito subito di Nicola è che anche lui, soprattutto lui, aveva provato dolore, io venivo da un'esperienza di dolore. E poi questa immediata simpatia, perché lui è nato il 25 di marzo e io il 26. Quindi mi sono sentita subito presa dalla storia di questo giovane, però non potevo credermi. Ecco, ma Combattevo con la mia mente. hai cominciato a leggerli, i libri? Sì, ho cominciato a leggerli, ma ne leggevo tre pagine, poi li mettevo via, rimuginavo su queste tre pagine, li riprendevo, andavo avanti, piangevo. È stata una lotta tra me e il libro. Finché un giorno di giugno, se ricordo bene, ero a Vicenza, vicino dove abitavo io, sono andata con la macchina, una delle mie prime uscite dopo la convalescenza che ho passato a casa, e sono andata a fare una piccola spesa per una, ricordo ancora, per la festa di compleanno di mia sorella, che fa gli anni a giugno, quindi era giugno. E ho preso delle patatine, cose leggere, comunque portavo due sacchetti e stavo andando verso la macchina dopo la spesa. Dall'altra parte della strada ho visto qualcosa di incredibile, ma fra me e me stavo rimuginando e stavo dicendo: "Nicola, ma tu ti rendi conto che io non ti posso credere? Io non posso credere a queste cose soprannaturali, non esistono, non riesco a credere."
che una madre possa comunicare con il figlio, questo era il mio problema iniziale perché ero ancora alle prime pagine. A un certo punto mi volto verso l'altro lato della strada, che era una costruzione, una piccola edicola dall'altra parte della strada, e guardo verso di là e vedo un ragazzo che è in tutto simile a Nicola e mi sorride. Ed è nella stessa posizione che era nella foto del suo primo libro. Sì. Quindi subito ho detto Nicola, cioè mi è salita questa consapevolezza da dentro, non ho strizzato gli occhi come ogni mio per guardarlo bene, sono stata sicurissima, era lui. E appena poi mi sono resa conto la mia emozione, dopo non ho più capito come questo ragazzo si sia andato, perché non l'ho più visto. Era appoggiato a una macchina con il gomito, sorrideva, maglietta a maniche corte, sorrideva. E quindi, ecco, da lì forse, come dire, un po' hai avuto come un segno da lui. Uno sblocco totale. Ho cominciato a leggere libri, a capire un po' di più la storia di Nicola, e ho cominciato anche a avvicinarmi ai sacramenti. Ah, ecco, quindi c'è stato in realtà un frutto, direi, positivo, ecco, di questa... Immediato. Ah, benissimo. Quindi, e poi nel tempo, Anna, dal 97 in poi, che cosa altro è successo nella tua vita? Nicola mi ha dato molti segni della sua presenza con quello che è successo nella mia vita. Io mi sento protetta proprio da Nicola, perché una cosa molto importante, io studiavo e dal 98 in poi ero fidanzata con il mio attuale marito. Sì. Con Luca, sì. Con Luca, sì. Eravamo insieme nel 98 e siamo stati insieme 8 anni senza essere sposati. Nel senso che io vivevo con i miei, lui viveva con i suoi, ma era un rapporto che andava avanti da tanti anni. Sì. Mi ricordo anche che Pina ci diceva sposatevi. Diciamo agli ascoltatori, Pina, la mamma di Nicola, esatto. La sì. mamma di Nicola ci diceva sposatevi, che ormai sono diversi anni, quando poi le avevamo detto che eravamo fidanzati da un po', diceva è ora che vi sposiate. Tutto è successo nel 2005, abbiamo avuto un bruttissimo litigio e per la prima volta ci siamo lasciati, per mezza giornata, perché dopo l'amore era forte, però era una grossa ferita fra di noi, si era creata una grossissima ferita fra di noi. Sì. E io ho detto a Luca, era estate, era agosto, senti, se vogliamo ricostruire il nostro rapporto dobbiamo assolutamente andare da Nicola, e siamo venuti a Sabaudia. Era il 2005, era il 20° anniversario della morte di Nicola. Il 28 agosto. Il 28 agosto. E io mi vergognavo perché da tanti anni lo conoscevo, non ero mai andata a trovarlo in cimitero. Io e Luca abbiamo fatto questo viaggio, siamo venuti a Sabaudia dove ho conosciuto te. Il 28. Il 28 io e Luca, come tutti i presenti, come tutti voi, abbiamo chiesto delle grazie a Nicola. Luca, in silenzio, anche perché Luca è sempre stato un po' scettico sulla storia di Nicola, era il mio santo, non era il suo, però me l'ha detto dopo, quando si sono svolti dei fatti incredibili, lui davanti alla tomba di Nicola ha detto, Nicola, se esisti veramente, mi devi aiutare a ricomporre la frattura che ho con Anna e a sposarla. Fatto sta che noi non lo sapevamo ancora perché eravamo per qualche giorno a Roma, quando siamo tornati, Luca l'ha saputo e mi ha subito telefonato. Il 28 sera, dopo che avevamo pregato sulla tomba di Nicola in giornata, una zia anziana di Luca chiamava a casa dei suoi, dove viveva anche Luca, perché chiedeva di lui e diceva se Luca voleva prendere in comodato d'uso un suo appartamento sfitto a Tiene. E quando Luca me l'ha detto, ho detto, beh, questa è la risposta di Nicola. E beh, certo, diciamo, è chiaro, un aiuto tempestivo proprio, immediato. Esatto. Mamma mia. E da allora abbiamo ricomposto la nostra frattura, ci siamo messi di nuovo a parlare di cose più costruttive, quindi abbiamo pensato al matrimonio. Sì. In maniera molto più costruttiva, molto più operativa. Siamo scesi a Roma l'8 dicembre e abbiamo chiesto a un mio amico di famiglia, un sacerdote di Roma, di sposarci a Roma, perché era il nostro grande desiderio poi sposarsi a Roma. E lui ha consentito, nella data poi che io avevo scelto, così, perché avevo questa data in mente, e quella data, Sant'Agnese in Agone, che è la chiesa di Piazza Navona, era libera. Lui era il rettore di Sant'Agnese in Agone. Ci siamo sposati. Dall'8 dicembre al 20 maggio 2006 abbiamo fatto delle corse matte, ma è stato straordinario. Tutti gli ostacoli si sono appianati e noi ci siamo sposati.
E vi siete sposati nel... Però poi c'è stato anche, come dire, Un'altra, esatto. esatto, un altro aiuto di Nicola grandissimo. Prima di sposarmi, io continuando a fare i miei come si dice, sortiti in ospedale per i miei controlli per vedere come andava la mia situazione ginecologica, il dottor Minelli dell'ospedale Statutario di Negrar, che è Verona, mi aveva detto a gennaio del 2006 che i miei problemi di endometriosi, che erano quelli che mi trascinavo da quando ero giovane, erano diventati più importanti e che avevo delle placche di endometriosi da dover togliere se avessi voluto avere un figlio. È stata una spada di Damocle la nostra felicità, comunque, perché stavamo progettando il matrimonio. E allora lui mi ha detto, quando sarà tornata dalla luna di miele, lei è in lista d'attesa per un intervento invasivo di analisi della sua situazione, endoscopia. Quindi ha detto, si metta in lista d'attesa e noi la chiamiamo dal giorno stesso che torna dal viaggio di nozze. E così è stato. Il 20 luglio ero a Negrar a fare questo intervento di indagine e ad agosto abbiamo avuto i risultati di un'analisi. Praticamente io avevo il 3% di possibilità di rimanere incinta. Questo ce l'ha detto una dottoressa che era nello staff del professor Minelli, che è il primario, la dottoressa Pomini, e ci ha detto: avete il 3% di possibilità, la signora ha il 3% di possibilità con le formazioni che ha nell'utero di rimanere incinta. È stata una bella notizia, una brutta botta sul nostro matrimonio. Ci è stato prospettato di fare un piccolo percorso di inseminazione. Comunque Negrar a Sacro Cuore è una clinica cattolica, quindi era solo un piccolo aiuto. Luca immediatamente mi ha aiutato nell'immediato, proprio perché io ero spaesata, non sapevo cosa fare. Luca ha detto no. Allora io subito ho detto, hai ragione, se Dio vorrà darci dei figli, ce li darà lui. Non andiamo noi a fare cose che non sono giuste. Però questa dottoressa ci aveva anche detto una cosa molto bella e io ho detto ecco, un altro segno bellissimo. Mentre ci spiegava di questa difficoltà molto grossa, anche data la mia età, perché per gli ospedali a 34 anni sei una primipara attempata, quindi io avevo 34 anni, ero già molto in ritardo per loro. Per dover affrontare una gravidanza, soprattutto dovuta ai miei problemi ginecologici, lei ci ha detto per la scienza il 3% di possibilità di rimanere incinta non è nulla, per Dio è tutto. Questo ho Ah, detto che in bocca a brava un questa medico, dottoressa, sì. in bocca a un medico una cosa così è rara Beh, e certo. mi ha colpito tantissimo e quindi io mi sono affidata, ho detto questo è un altro segno che mi Quindi è ti ha stato dato dato per dire speranza, ecco, ascendati. diciamo, questa Abbiamo dottoressa ti ha sì, dato speranza. esatto, io mi sono quindi rilassata, aspettavo, mi sono messa in lista, che la medicina è giusto quello che ti può offrire, cercare di stare in salute. Io mi sono messa in lista d'attesa per questo intervento che loro chiamavano di pulizia Sì, dell'utero, sì. quindi una volta rimosse le placche di endometriosi, loro hanno detto avrà forse più possibilità di rimanere incinta, però non diciamo niente perché lei è comunque è vecchia. Mi hanno detto Ecco, per ecco. queste cose, ecco, soprattutto era vecchio l'utero, mi hanno sempre detto che avevo un utero molto vecchio, molto provato Ho da capito, come se fosse operazioni, l'utero di una donna di maggiore età. perché avevo avuto, adesso ricordo poco le cose mediche, però mi è stato sempre detto così perché dato che ero partita in giovane età a fare delle operazioni, c'erano diverse problematiche, insomma, Sì, non era un sì, sì. utero che non aveva sopportato nulla. Siamo andati a casa, abbiamo fatto la nostra vita, io a novembre ho scoperto di essere incinta. Ah, ecco, Da a novembre agosto mi hanno è. dato questa brutta notizia, a novembre ero incinta. E tu, diciamo, tra agosto, quando hai avuto questa notizia, e novembre, ti sei rivolta a Nicola? Certo, a settembre siamo ritornati io e Luca a Sabaudia e ho pregato di nuovo sulla tomba di Nicola per chiedergli la grazia di aver dei figli. E poi è arrivata questa grazia. E quindi è I arrivata dottori qui. sono andati in tilt, i dottori C'è. sono andati in tilt, entrambi, perché io mi facevo seguire dal dottor Minelli a Negrar e poi lui mi aveva intimato di stare a casa, altrimenti la gravidanza è già a rischio, mi hanno detto di tutto, mi hanno impaurito tantissimo. Si afferma, non si muove, non vada in macchina addirittura i primi mesi, stia immobile.
E allora mi sono rivolta a un dottore della mia città di Tiene, e anche lui mi aveva detto le stesse cose, di tenere le stesse precauzioni. Mi hanno messo molto paura. La gravidanza è andata benissimo. Alla fine della gravidanza io ho partorito 2 settimane dopo il tempo previsto dai dottori. Sì. E infatti Nicola è nato il 28 luglio. Cioè, non ad agosto, ma in data 28, che è proprio il giorno 28, in cui il appunto giorno di Nicola. Esatto, in cui ricordiamo appunto Nicola. Sì, sì. Ecco. E mio figlio aveva già il nome Nicola da prima di pensarlo. Cioè, esatto. Io da quando ho conosciuto Nicola Reina avevo già in mente che avessi avuto un macchietto di chiamarlo Nicola. E i medici come hanno reagito? I medici hanno reagito stupiti, anche perché durante gli ultimi giorni della mia degenza ospedaliera sono rimasta là. Ospite dell'ospedale, perché non partorivo, loro non capivano, mi hanno fatto 7 induzioni al parto, che sono andate tutte e 7 nulle, non hanno avuto nessun esito, e mi avevano addirittura una notte che non stavo tanto bene, mi avevano detto di fare un cesareo, io ho rifiutato, mio marito ha rifiutato, quindi loro erano un po' spazientiti perché il 28 era l'ultimo giorno per poter partorire. E il dottore Capuozzo, che è il dottore che mi seguiva, che comunque non è il mio ginecologo curante, però mi conoscevano ormai tutti in quel reparto, mi ha detto, signora, lei deve trovare il modo il 27 sera, lei deve trovare il modo di partorire, perché domani noi dobbiamo partorire, ma il cesareo non sarebbe il caso di farlo. Mm. E in 3 ore il mio figlio è nato. La notte fra il 27 e il 28 io ho avuto le doglie e il mio figlio è nato da solo. I dottori, stupiti di questa nascita, entrambi, quello che mi seguiva a Negrar e quello, il mio dottore ginecologo di Tiene, mi hanno entrambi detto che questo era un miracolo, che quindi io mi sarei dovuta accontentare di quel figlio. Io a tutti e due ho detto, ma dottori, benissimo, nemmeno credevo di poterlo avere questo figlio. Dopo qualche altro mese io ero incinta di nuovo della seconda figlia. Ah, quindi c'è stato un bis. Una conferma. Esatto, una conferma, sì, certo. Del cielo. Cioè gli stessi medici, non fosse stato un caso. Gli stessi medici insomma erano un po' scettici sulla possibilità di una seconda gravidanza, sì. E invece poi è nata Giulia. Esatto. Ecco. È nata Giulia, una gravidanza ancora più liscia della prima, ovviamente, perché avevo già avuto un bimbo. Esatto. Tutto a posto, un parto naturale anche quello, e con lo scetticismo di tutti i medici non capivano. Certo, non capivano. Certo, non capivano che cosa fosse accaduto. Senti, quindi il primo si chiama Nicola, la seconda Giulia. Quanti anni Giulia. Hanno adesso? Adesso Nicola ha 12 anni, ne compie 13 quest'anno, e Giulia ha 11 anni, ne compie 12. È passato un bel po' di tempo, Anna. E sì, in questi sì. anni, ecco, se tu dovessi dire l'Anna prima di Nicola, l'Anna dopo Nicola. L'Anna prima di Nicola non me la ricordo più. Perché la mia vita, appunto, lo dico a tutti quelli a cui parlo di Nicola, è prima e dopo Nicola. L'Anna di prima era disperata perché non aveva un appiglio, non aveva certezze. E mi ricordo che urlavo al vuoto ogni tanto nelle mie crisi spirituali, perché tutte le abbiamo, e dicevo, a chi mi posso rivolgere? Dopo Nicola, c'è Nicola. C'è Nicola. E beh, certamente. Beh, Nicola diciamo, fa parte della mia vita, Nicola fa parte, c'è il cielo, certo, Nicola mi ha portato verso Gesù. Esatto, questo volevo dirti, cioè Nicola ti ha spinto, no? Ti ha stimolata ad avere poi fiducia in Gesù, no? E quindi mi il tuo rapporto, proprio. Esatto, il tuo rapporto con Gesù poi come è migliorato? Eh beh, è cambiato totalmente. È cambiato totalmente, io mi affido a Gesù, cioè amo Gesù. Ecco, nel senso che poi hai iniziato a frequentare i sacramenti? Sì, certo. Quindi la confessione, appunto tutto, la comunione. La messa, la messa settimanale, tutto, e mi sono approfondito per quello che si poteva col tempo che avevo, i miei studi anche spirituali, quindi ho conosciuto un mondo che non... I sacerdoti, veramente, quel poco che li ho frequentati, non mi avevano fatto conoscere. Ecco. Ho approfondito. Esatto, quindi Nicola è stato anche, voglio dire, il catechista, va bene, che sì. Poi ti ha portato sì. a conoscere meglio innanzitutto un po' la dottrina cattolica e poi sì. ad amarla e quindi anche a servirla, sì. ad operare nella pratica, poi quindi ad agire, certo. No, nella pratica di conseguenza, certo. Ho capito. Sì. Sì. E... Ha dato molte risposte ai miei perché. Ecco, ha dato molto risposta. Infatti, se tu dovessi dire un pregio dei libri di Nicola. A me quello che ha colpito di Nicola è stata
è stata la sua esperienza terrena. Infatti io sento, mi sento molto legata al Nicola atleta, a quello che ha sofferto e quello che è riuscito a fare in quei mesi di ospedale. Ecco, io sì. Mi commuovo sempre quando penso al sacrificio enorme di Nicola per la sua giovane età e al fatto che abbia avuto questa forza interiore, questa forza incredibile di diventare da ragazzo normale a un santo. Esatto, sì, in soli 6 mesi. Sono legata alla figura umana di Nicola. Ho capito, la sua esperienza. Santo, sì, ma sì. Alla sua esperienza terrena, è quell'esperienza che mi ha catturata. E anche al linguaggio dei suoi libri, perché arrivano dritti al cuore proprio. È un linguaggio moderno, che molti giovani, se pensano ai santi, li pensano antichi, li pensano ai santi delle chiese, ai santi degli affreschi. Invece Nicola è un santo di oggi. Ecco, bene. E questo mi ha conquistata proprio. Brava Anna, brava. Hai centrato uno, diciamo, dei nuclei proprio, se così posso dire, dei libri di Nicola. Cioè un santo per oggi, per i nostri tempi, perché effettivamente anche i santi dovrebbero essere fatti tali anche dalla Chiesa, però nel contesto storico in cui appunto si nascono, proprio per dare il Certo. massimo aiuto. E Nicola effettivamente è un ragazzo, poi Nicola è nato nel 1950, morì nel 1985, ma ha vissuto effettivamente come un qualsiasi giovane appunto della nostra epoca, con i problemi Certo. che appunto i giovani hanno. Quindi Nicola E infatti ce lo fa prima, sentire, esatto, ce lo fa sentire, perché poi effettivamente noi più vicino. sappiamo, almeno dai racconti della madre o dai racconti dei testimoni oculari, quanto fosse polemico, ostico a tutto ciò che sapeva di soprannaturale, di sacro, un po' come l'Anna di prima, no? Un po' Sì, anche tu eri esatto. così, come lui, Sì, no? Ecco perché forse lui certo. immediatamente ti è venuto in aiuto, perché tu sei una di quelle che sicuramente Nicola ha conquistato con il suo martirio in quel letto di ospedale, che sicuramente, questo suo martirio è volto nello specifico proprio a quella parte di umanità che era prima, come dire, roccaforte del nemico. In un certo senso lo eri un po' pure tu, no? Perché tu hai detto che Lontanissima, no? eri un'anna Lontana. disperata, un'anna disperata. Cioè, quando effettivamente un'anima non ha un appiglio, non ha un punto di riferimento, beh, effettivamente vive un inferno, no? Vive un inferno qua sulla Certo. terra, quindi si può definire una roccaforte nemica, ed è anche un po' come una canna al vento. In nulla proprio, sì, c'era il Esatto, nulla, quindi no? esatto. Invece ecco, il martirio di Nicola e il miracolo che la Madonna compie con Nicola, cioè di volgerlo completamente a Cristo, ha fatto sì che poi Nicola traesse con sé, attraverso la sua intercessione, anche le anime come la tua, che come la Certo. sua erano appunto così lontani, capito, da Dio. Quindi in realtà adesso è Nicola che conquista il popolo a Dio. Infatti il nome Nicola, diciamolo, deriva dal greco Nikelaos, vuol dire la conquista del popolo di Dio, quindi cioè è un Nicola che conquista il popolo a Dio, quindi e tu sei una di quelle anime che Nicola con il suo sacrificio è riuscito a riportare effettivamente nell'ovile santo. Ok, Anna? Ecco. Da ringraziare sempre. Viva Nicola! Cioè, va bene Anna, allora grazie molte per questa tua disponibilità e mi raccomando, prega continuamente appunto Nicola finché interceda veramente per tutta la sua famiglia spirituale, soprattutto in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Va bene. Va bene Anna? Sì, Grazie, d'accordo. grazie, alla Grazie. prossima allora, Anna. Grazie. Ciao. Ciao.